prenda pure, pure a me mi prenda, vedete? Non mandavi giù, mi dà munizione a tutti e due, sentite. Scusate, signori, ma purtroppo è un'operazione grave che devo fare, no? Mi dispiace, però io sono un vostro grande fan, ma sono pure il responsabile dell'ufficio vendita della Folletto. La scopa che scopa dappertutto è pure sul tavolo. La mia scopa! Bravo, bravo, la signora scopa, no, voi non. Certo. Non alzate, ma. No, la signora fa i servizi in casa, lei la capisce. Ho capito, signor Di Maio, qua ci stanno 18 rate da pagare. Ah. 18 rate della Folletto. 18 sono spese. Io qua vedo che la casa è bella pulita, quindi voi la usate. Quindi... Sì, ma quante bollette sono in tutto? Sono 18 rate, signor. E 18 non ne abbiamo pagate nessuno. Niente, ah, nessuno. Non si esagera. Mi risulta proprio zero come. Arrangiamo, che arrangiamo, mica va di te via. Io sono un semplice responsabile, scusatemi. Ma guarda, io già sono quasi reduce. Sono reduce. Ho fatto la guerra, avete. No, sono. Peggio, la guerra la faccio tutte e due da casa mia. Capito, io sono reduce da un infarto, ti capisco? Ah no, questo mi dispiace, da recente. Ma 2 minuti fa mi è venuto l'infarto. Vabbè, ma mica con queste cose si muore, no? Non si muore. 18 rate, ma pure fa morire, però. 18, vabbè, ma se uno ne paga già la metà, è un mezzo infarto, scusatemi. Dico, dovete morire subito, no? No. Non morite subito voi. No, non voglio subito. Che dici? Però vada, a me dispiace, io sono una persona, però. Scusate. Purtroppio me la devo chiudere per forza, mi date un conto, o mangiare gli asci. No! Lo so signore, ma qua sono 18 rate, a me mi dispiace chiedere che... Non mi preoccupate, il massino è molto veloce, ma prego, abituati, mantisse proprio, mantisse proprio. Lo so, ma è una cosa che fa parte di questa cosa, quando mi viene, cioè io sono una brava persona, però quando devo chiedere i soldi, aiuto, scusate, non parliamo di quella cosa, non parliamo di soldi, perché se si parla di soldi, io non posso fare, come, però 18 rate. Scusate. Non anticipate qualcosa, signor Di Maio? Sì. Ma sì. Ce la pigliaccio. Scusate. Per ci capire, voi giustamente tenete questo problema, siete un mio fan, siete una brava persona. Guardate a cercare i soldi, stessi che vi pigliate collere, diventate bene questa cosa, perché siete una brava persona. Però per un attimo solo, mettetemi nei miei panni, che in questo momento devo pigliare 18 mensilità e ve le devo pagare. Questa cosa, lo so, vedete che questa è pure mischia. Comunque sentite poco, amico caro. Lo so, però signor Di Maio. La chiarezza è nei rapporti. Voi li dovete avere e nessuno ve lo nega che li dovete. Bravo. Beh, li daremo, però siamo sinceri, siamo leali. Guardiamoci negli occhi. Guardiamoci negli occhi e diciamoci la verità. Voi queste date le volete pagare. Ma come ci guardiamo negli occhi? Guardiamoci negli occhi! Io devo fare che quando è andato il tempo. Però ditemi che meritano questi soldi. Non sono il responsabile della società. E mi volete guardare negli occhi? E vi sto guardando negli occhi! Ma voi avete detto che siete una brava persona, mi volete bene, mi state guardando in luce. Però mi state guardando storto, amico mio. No, signor Di Maio, non vi sto guardando storto, ma è per il fatto dell'emozione, no? Che quando mi prendo in faccia c'è un tempo catodico che. Poi mi passa, non mi preoccupare, mi passa! Sentite, prima magite guardiamoci negli occhi. Però la verità ci faccio pensare alla coppa. Mettete per lente nata a voi, state meglio così. Lo so che può dare fastidio, però non mi dite niente. Quella è l'emozione di quando devo chiedere questi. Mi si fa paura, ma perché li fate mettere lente nata a voi? Ma perché io te ne muoci in disordine, in cui mi pare un flipper quando si scassa. Non la vedo male, signor Folletto. Non vi preoccupate, adesso vi cambiano così i soldi, ve li mandiamo. Poi andate bene, ci vediamo in momenti migliori. Lo spero, anche per un caffè, che sono sempre vostro fan. Sempre. Non l'ho dimenticato. Yeah. Però mo c'è un problema più grosso. I managgia lì, qua passato non la conosco. Caso tutta terra del ricciolo, venga, chi mi accompagna? Signor Folletto, mi accompagna io. Signor Cacace, prego. Cacace. Per... Folletto, va ditto. C'è il motorino qua fuori, sperando che non succeda niente. Perché? Che cosa succede? No, papà, è scaduto.